Cari fratelli e sorelle, lo Spirito Santo spinge anche noi, discepoli di Gesù, a combattere l'unica guerra contro il peccato e il diavolo che ci spinge adesso, per impegnarci con coraggio nelle opere di misericordia corporali e spirituali. E il nuovo arcivescovo di Napoli, Monsignor Domenico Battaglia, ce ne dà un meraviglioso esempio. Infatti, non appena eletto, ha subito manifestato l'intenzione di visitare il carcere di Poggioreale, che è il più importante, affollato e problematico tra gli istituti di pena europei. E quale migliore occasione per visitarlo che la prima domenica di Quaresima? Il prossimo 21 di febbraio, dedicata dalla Conferenza Episcopale Campana alla preghiera e all'impegno fattivo a favore dei fratelli e sorelle detenuti. Premesso che l'aiuto, la protezione e la difesa dei diritti delle vittime dei reati deve occupare il primo posto nella considerazione e nell'azione delle istituzioni sociali, statali e religiose, è innegabile a chiunque entri anche una sola volta nelle carceri che l'impressione che se ne ricava è quella di trovarsi, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, non al cospetto di criminali animati da propositi malvagi, quanto a una umanità ferita, nello spirito, nella psiche e molto spesso nel corpo. Un'umanità che, più che meritevole di punizioni esemplari, avrebbe bisogno di guarigione. Ecco, gli istituti penali dovrebbero diventare luoghi di guarigione. Del resto, l'articolo 27 della Costituzione non recita che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato? I discepoli di Gesù, che si è identificato con gli ultimi, carcerati compresi, non possono ignorare l'invocazione di salvezza che giunge da dietro le mura degli istituti di pena. La visita al carcere di Poggioreale del nostro arcivescovo deve essere vista proprio in questa prospettiva. È Gesù che Monsignor Battaglia visiterà quando incontrerà i fratelli detenuti. Ero carcerato e siete venuti a trovarmi. Cari fratelli e sorelle, è tutto per adesso. Ciao e Dio vi benedica sempre.